Allora, io sono, cominciavo dicendovi che Cottarelli è arrivato col suo carico, carico, carico di pachidermi e pappagalli. E mi chiama... un uomo dei numeri noioso, ma è un uomo molto pop perché ha scelto come titolo del suo libro niente di meno che la canzone di Gabbani, Pachidermi e Pappagalli, che è una canzone che parla, anzi lo spieghi lei perché, perché è interessante. La canzone di Gabbani parla di bufale. Le bufale di cui parla Gabbani sono per esempio che le piramidi d'Egitto le hanno costruite i marziani, che ci sono i rettiliani, che Elvis e Marilyn vivono alle Hawaii, hanno aperto un bar che si chiama Star e fa affari d'oro e così via. Io parlo ovviamente, io parlo di bufale altre bufale. Economiche. Bufale economiche. Scusi, Cottarelli, ma per caso me la sa cantare sta canzone? Sarebbe un no, colpo di scena, no, non da poco. Sì, sì, forza, forza. No, preferisco evitare questo. Non canta, vabbè, no, Cattarelli non canta. No, ritorna a pachidermi e pappagalli. Questo glielo canto. Pachidermi e pappagalli. Questo glielo canto. No, perché la cosa bella della canzone è che dice che gli unici nostri punti fermi oggi come oggi sono pachidermi e pappagalli. Allora, sì, al di là di pappagalli e pachidermi, la prima bufala di cui lei parla è sull'Europa. L'Europa è cattiva, dicono in tanti, è l'Europa che... Cioè, lei parla delle banane, parte con una frase meravigliosa di Boris Johnson, è del tutto pazzesco che l'Unione Europea ci dica che forma debbono avere le nostre banane. Perché è una bufala questa? Perché anche Salvini dice spesso sta roba qui e devo dire che tanti italiani sono convinti che l'Europa ci crea un sacco di problemi. Allora io vorrei fare una premessa, l'Europa ha dei problemi abbastanza seri, quindi non c'è dubbio. Questo è vero in generale per tutte le questioni di cui tratto, ogni capitolo viene concluso da una sezione intitolata Cosa c'è di vero? Per esempio è chiaro che nella crisi del 2011 e 2012 l'Europa ha le sue colpe nella gestione della crisi, però non si può da questo dire che tutti i problemi che noi abbiamo sono colpa dell'Europa. Nel caso specifico delle banane si parte da quello, ma insomma quello è un dettaglio. Esistevano in tutti i paesi europei prima dell'Unione Europea delle norme sui controlli allora, di qualità. Mi perdoni, si deve un attimo fermare perché qua l'unica cosa che è una realtà veramente certa, un punto fermo è la pubblicità. Io ci vado, poi torniamo e lei mi continua a raccontare le altre bufale. Pubblicità.